su di me non c'è molto da dire. Io sono Folco Biagi, direttore del Museo Archeologico di Murlo, l'antiquario di Poggio Civitate, ringrazio ovviamente Vincenzo per darmi l'opportunità di parlare qui quest'oggi, ringrazio il CNR, per l'organizzazione di questa bella iniziativa su Cerveteri, e avrei introdotto anch'io in qualche modo raccontando brevemente l'incontro tra me e Vincenzo, perché secondo me è un po' alla base di questa ricerca che abbiamo fatto in questi ultimi anni. È stato un incontro casuale, devo dire, insomma, sembra quasi che il destino abbia tessuto una tela invisibile e ci abbia fatto incontrare casualmente, perché lui, premetto, insomma, dicendo che lui, come me, l'ha già detto, è un appassionato di libri antichi, di documenti, e lui anni fa, cercando per librerie di antiquariato, trovò due opuscoli stampati all'inizio del secolo su argomento su Cerveteri. Opuscoli in due sedi separate, le trovò in due momenti differenti, opuscoli scritti da un autore sconosciuto, un certo Sabino Denisco, che ovviamente Vincenzo ne capì subito la portata, l'interesse. Che scritti all'inizio del secolo dava delle informazioni particolarmente innovative. E contemporaneamente io, in quegli stessi anni, su una bancarella di Roma, trovai un manoscritto, sempre di Sabino Dinisco, che aveva come titolo Origini etrusche, Origini dell'Etrusca Cere, che poi si è rivelato essere la tesi di laurea di questo studioso, dalla quale poi è stato tirato fuori l'opera principale che poi adesso vi racconterò, è stata ristampata. Io inizialmente non ho dato grande importanza a questo lavoro, devo dire, perché leggendolo velocemente, distrattamente, senza l'attenzione con cui l'ha letta Vincenzo, che conosce anche molto meglio di me Cerveteri, a me sembrò inizialmente un'opera che ricalcava già il libretto dei De Rosati, stampato nel 1890 su Cere e i suoi monumenti. Invece poi nel 2014 andai a leggere l'articolo di Vincenzo sulle mura di Cere e lui metteva in luce, portava finalmente nuovamente alla conoscenza questo scrittore, quest'autore, e leggendo l'articolo e vedendo quelle immagini mi resi conto che io avevo in mano il manoscritto e quindi poi, come ha detto Vincenzo, andai da lui e gli portai il manoscritto per dargliene disposizione per la pubblicazione. Lui gentilmente mi ha coinvolto nella curatela e nella riedizione critica di questi lavori del Denisco. I volumetti, i lavori che Vincenzo tirò fuori furono appunto questi sul 22 libretti stampati nel 1909 a cura di questo sconosciuto autore Sabino Denisco che affrontavano alcuni problemi di Cere, uno all'origine della città e l'altro era più di carattere cercare di in qualche modo di riattribuire le divinità della città, dei santuari, di vita femminile, in particolar modo incentrando l'attenzione su il santuario, sul tempio di Pierci. Scusatemi, il manoscritto, ecco, questa è l'immagine del manoscritto che io ho recuperato sul mercato antiquario e poi questo incontro ha fatto sì che negli ultimi anni abbiamo lavorato insieme all'edizione, alla nuova edizione. Una via di mezzo tra una seconda edizione e un'anastatica curata da noi e data alle stampe con i tipi della Joan Levy e voluta fortemente anche dalla Fondazione Rovati, che credo inauguri la collana di cui è stato parlato, accennato precedentemente, una collana incentrata sugli studi di archeologia e credo anche sulla riscoperta di alcune opere come questa che erano andate perdute, devo dire. Il lavoro difficile nostro, mio e di Vincenzo, è stato quello di ricostruire la vita
e la biografia di questo personaggio. Non avevamo niente in mano, avevamo soltanto queste cose che vedete, i due libretti e il manoscritto. E attraverso una lettura attentissima, una trascrizione di tutte le note, delle differenze che c'erano tra il manoscritto e le opere scritte, le opere stampate, siamo riusciti a, in controluce, a intravedere tutta una serie di dettagli e di informazioni che ci hanno permesso di tratteggiarne un profilo umano, ma un profilo professionale che, insomma, scusate, che lo inserisce in un mondo piuttosto interessante. Ecco, innanzitutto lui era studioso a Napoli, questa era la sua tesi di laurea, e nel frontespizio della tesi noi abbiamo notato, abbiamo visto, insomma, si vedono queste tre scritte in alto, che sono tre scritte associate a delle date, che probabilmente sono i nomi di coloro che hanno preso in lettura il testo della tesi di Sabino, per poi riportarlo, insomma, sono i commissari di esame della sua laurea, e sono i nomi di De Petra, di Porena e di Pirro. Chi sono questi? Beh, Giulio De Petra credo che lo conosceremo un po' tutti, è professore ordinario di archeologia a Napoli in quegli anni, allievo di Fiorelli, membro dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, è stato direttore del Museo Nazionale, del Museo Archeologico Nazionale, ed è stato per anni anche soprintendente degli scavi di Pompei. Porena è Filippo Porena, anch'esso docente all'Università di Napoli, un geografo, insegnava geografia, ma le sue ricerche erano particolarmente rivolte alla geografia storica. Anch'esso era anche lui membro dell'Accademia d'Archeologia di Lettere e Belle Arti. Da ultimo Pirro, che forse a molti risulterà più sconosciuto, in realtà all'epoca, soprattutto in ambito napoletano, partenopeo, era particolarmente apprezzato come era uno storico salernitano che anch'esso gravitava sull'Università di Napoli, aveva la libera docenza in storia antica e insegnava al liceo classico, ginnasio Giuseppe Garibaldi di Napoli, tuttora esistente. Ma perché? Una curiosità che ci ha subito, ci siamo acceso il campanello a tutte e due, perché uno studioso giovane napoletano ha scritto un'opera su Cerveteri? Su Cerveteri in un momento in cui Napoli non aveva come interessi, non gravitava su quel tipo di territorio. Per di più a Napoli in quel momento c'era un interesse rivolto a un'etruscologia locale che era piuttosto acceso. Forse noi abbiamo risolto questo problema, indagando sulla vita di Sabino, siamo riusciti a tirar fuori alcune di queste informazioni. Innanzitutto bisogna capire chi sia stato il suo professore. Abbiamo pensato a De Petra, però molto probabilmente noi ci siamo persuasi che il suo professore fosse Antonio Cocchia. Antonio Cocchia era grande latinista, ovviamente professore ordinario a Napoli di letteratura e filologia, era direttore dell'Istituto Orientale e Cocchia, anche qui da alcune annotazioni del Denisco, si capisce, lui lo definisce stimato maestro e si sa attraverso una nota che lui era in possesso, aveva studiato le dispense dell'anno accademico 1903-1904 e soprattutto la cosa che più ci interessa è che Cocchia in quegli anni si era occupato della questione pelasgica e si era schierato apertamente, diciamo, contro le tesi di Cesare di Cara, che in quel periodo erano, diciamo, molto in voga, cioè tesi filopelasgiche. E Cocchia ripercorreva le posizioni già del suo maestro Pais, Ettore Pais, che fino a qualche anno prima, insomma, prima ai primi del Novecento, aveva insegnato a Napoli sempre storia antica. Fu peraltro Pais uno dei primi che avviò questa forte critica nei confronti dell'immigrazione di pelasgi in Italia. La formazione quindi del Denisco deve essere contestualizzata in questa temperie culturale,
su questa scia fortemente improntata su una pista appunto antipelagica, che poi ritroveremo nel suo lavoro. L'ho scritto su Cerveteri, su Cere, probabilmente in alcuni caratteri, su alcune impostazioni di ricerca, fu influenzato anche dal lavoro del Pirro, che come abbiamo visto era nella sua commissione d'esame. Pirro, Alberto Pirro, aveva scritto qualche anno prima, nel 1906, una monografia dal titolo Le origini di Napoli, studio storico-topografico. Titolo che in qualche modo poi, il titolo del Denisco, ricalcherà quasi letteralmente il lavoro del Pirro. Lui scriverà Origine della storia dell'Etrusca Cere, monografia storico-archeologico-geografica. Ne ricalca il titolo, ma in realtà si smarca dall'opera del Pirro, portando avanti un genere di ricerca un po' più complesso, posto a cavallo tra la storia antica, l'archeologia e la topografia. È quella di Denisco un'opera che ha caratteri critici, ma sembra soprattutto avvicinarsi appunto a un lavoro un po' più moderno di topografia storica, in cui le analisi delle fonti e le testimonianze archeologiche si fondono in un'unica prospettiva di ricerca. Ecco. Il manoscritto della tesi non ha una data, non ha una data. Noi la possiamo far risalire negli anni compresi tra il 1904, che è il terminus ante quem dato dalle dispense del Cocchia, e tra il 1909, che è la data di pubblicazione degli opuscoli, pubblicazione che per di più avvenne con i tipi interni dell'Università di Napoli. Nella nostra ricerca, durante la ricerca abbiamo percorso infiniti percorsi di tante strade morte, ci siamo anche chiesti di chi fosse il manoscritto, perché questo manoscritto è finito a Roma. Ecco, su perché sia finito a Roma purtroppo non siamo riusciti a dare una risposta, ma diciamo possiamo dire che con certezza non fu un manoscritto usato per stampare ovviamente il libro, il libretto del Denisco, perché molte sono le discrepanze, come ho già accennato, tra il testo scritto a mano e il testo stampato. Discrepanze che ci hanno aiutato moltissimo, devo dire, sebbene minime, ci hanno aiutato moltissimo nella ricostruzione del profilo dello studioso. Però bisogna, secondo me, potrebbe aiutarci, è una strada che abbiamo appena provato a percorrere. Sembra che ci sia una stringente analogia tra la scritta Denisco Sabino sul frontespizio, sulla copertina, scritta che non è di mano dell'autore, e la firma del De Petra che sta all'interno. Abbiamo pensato che forse l'opera, il libretto, fosse poi, l'avesse richiesto lui, l'avesse conservato lui nella sua biblioteca e utile a questa ricerca, diciamo, a questo percorso, è il fatto che all'interno del volume abbiamo trovato un po' di documenti manoscritti che erano allegati all'interno. Tra questi ci sono delle trascrizioni di epigrafi di ambiente campano, napoletano, e ci sono soprattutto c'è un libretto, sono 8 pagine fittamente manoscritte, che riportano una relazione sull'abbazia di Sant'Adriano Martire in San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza. E devo dire, ecco, qui abbiamo un'idea di alcune delle cose che stavano all'interno. Ci sono anche delle fotografie, delle albumine molto carine, insomma, dei primi del Novecento, molto interessante. Anche questo è un lavoro che meriterebbe forse un approfondimento. E devo dire, il carattere storico, epigrafico, antichistico sembrano coincidere in effetti con gli interessi e gli studi portati avanti in quegli anni dal De Petra. Abbiamo provato poi a ricostruire la vita privata, qualcosa sulla sua vita privata dell'autore.
delle sue informazioni pochissime sono, cioè sono poche poche veramente le informazioni che siamo riusciti a dedurne. E pur non essendo riusciti purtroppo a dare né una data né un luogo della nascita e della morte nemmeno di Sabino, siamo riusciti però a circoscrivere geograficamente l'area di origine, la sua area di origine, ristretta a una piccola zona dell'Irpinia. In questo ci ha aiutato una dedica su uno dei due libretti che sono stati ristampati, sul libretto di Piergi, una dedica a un certo Paolo Emilio Pascucci, che è un filantropo, un personaggio legato alla storia della comunità di una frazione che si chiama Dentecane, in provincia di Avellino, frazione ancora del paese di Pietra de' Fusi. Un altro indizio. È una nota, questo è anche più interessante, forse anche più precisa, dove nel nota in cui Sabino, parlando ed identificando erroneamente Mirabelle Clano, cioè identifica erroneamente Mirabelle Clano con un sito che si chiama Torre Le Nocelle, sempre lì in Irpinia, sempre in quella zona, che lui definisce essere accanto al mio paese in provincia di Avellino. E quindi identifica il suo paese natale come uno degli abitati limitrofi a questo posto. I più vicini, noi abbiamo visto anche non tanto in linea d'aria quanto proprio in percorsi con le strade, i più vicini con le strade percorribili sono Monte Milletto e sempre Pietra de' Fusi. Su Pietra de' Fusi bisogna considerare inoltre che dalla tesi noi sappiamo che il padre di Sabino si chiamava Faustino. E il santo patrono di Pietra de' Fusi era proprio San Faustino, tuttora è San Faustino. E quindi il cerchio si è stretto intorno a questa piccola area. Noi abbiamo provato con Vincenzo a contattare le canoniche, il comune, un po' di persone. Mi sono iscritto anche ai gruppi Facebook per avere informazioni maggiori su questo Sabino Denisco, se qualcuno, magari qualche parente, nessuno è stato in grado di darci informazione. Della sua formazione, poi, da adolescente, sappiamo che quasi sicuramente si è formato in ambiente ecclesiastico. Lui ci racconta che passa 4 anni della sua vita tra Roma, Orvieto e Bolzano. E probabilmente questi 4 anni coincidono con i suoi studi superiori, immaginiamo, e poi capirete perché, avvenuti in seminario. Molto probabilmente si tratta del seminario vescovile di Orvieto. Ecco. Perché prete? Perché una strada ecclesiastica? Perché lui a un certo punto in una nota, e adesso vi faccio. Questo scusatemi, questa è la zona da cui lui doveva essere originario, insomma più o meno questa è la zona, noi siamo propensi più nella zona di Pietra de' Fusi. Ecco, in una nota lui ricorda che nel 1906 viene chiamato a Cerveteri per sostituire un suo amico cappellano malato nella chiesa, nella confraternita del Santissimo Sacramento del Rosario, che è un'istituzione incardinata su Santa Maria Maggiore nella piazza centrale di Cerveteri, piazza del Castello. Allora, Sabino, sicuramente un giovanissimo prelato, era già studente, sicuramente era già studente universitario e la sua vivacità intellettuale sviluppata in ambiente napoletano lo porta a rendersi conto di quanto Cerveteri fosse un territorio fertile di informazioni, di nuove cose da reperire direttamente sul territorio. Ed è così appunto che noi riusciamo a creare questo collegamento che mi sembra ovviamente oramai sodato tra Napoli e Cerveteri. La sua vocazione religiosa poi sembra finire più o meno in coincidenza, sembrerebbe, con la sua laurea, con il suo percorso universitario. Lo si evince da una dicitura che è sul frontespizio dei libretti stampati, che come ho detto vengono stampati nel 9, quindi probabilmente subito dopo la laurea.
forse spinto dal suo professore, perché vengono stampate all'interno dell'università. La dicitura è sacerdote SAC, abbreviato SAC, sacerdote Sabino Denisco. Ognuna di queste scritte SAC viene poi cancellata a mano, probabilmente da lui stesso, e sostituita con la dicitura prof. È possibile quindi che Sabino Denisco lasciò i voti per intraprendere un nuovo incarico, quello di professore. Professore in un istituto probabilmente che noi genericamente localizziamo a Napoli. Lo si vede da questa cartolina che abbiamo trovato all'interno del manoscritto, cartolina spedita nel 9, sembrerebbe, il timbro non è chiaro, dove Sabino viene definito signor professor Sabino Denisco. E purtroppo non siamo riusciti a leggere l'indirizzo, anzi se qualcuno ci riuscisse, noi non ci siamo riusciti. Il testo è stato completamente cancellato, non lo potete vedere, credo, ma è stato completamente cancellato e forse ci avrebbe aiutato. Quindi immaginiamo che diventi professore da qualche parte in zona Napoli e poi scompaiono le sue tracce. Di ciò che avviene dopo, forse non scrive altro, forse smette di studiare, forse non abbiamo altre informazioni su di lui. Per quanto riguarda invece le sue opere, i suoi scritti, quelli che Vincenzo ha recuperato sul mercato antiquario, quella principale, direi la più importante, è sicuramente questa piccola monografia su Cere, le origini di Cere. È un volume che il testo si divide fondamentalmente in due parti abbastanza distinte. Una di taglio prettamente storico con l'analisi delle fonti e l'altra di taglio invece più prettamente archeologico. Attraverso anche l'osservazione, come ho detto, sul territorio dei siti di cui parla. E per di più la parte archeologica è sostenuta scientificamente da una ingente, una copiosa letteratura di ambito padano. Quindi lui è a conoscenza di tutte quelle scoperte che in quegli anni avvengono in area delle Terramare, insomma, e quindi rivela una conoscenza bibliografica abbastanza ampia e insomma, di ampio respiro, aggiornata. Scusatemi un attimo, ecco, la parte topografica poi, come ho detto, piuttosto aggiornata diciamo, è nuova. Questa carta che lui presenta è, secondo me, la cosa più bella, e più interessante, forse, di tutto il suo lavoro. Denisco parla di un posto, di un luogo che conosce molto bene, che lui ha frequentato e lo arricchisce con informazioni, descrizioni raccolte sicuramente sul luogo. In parte sicuramente la sua opera risente, come ho già detto, del lavoro del Rosati, che qualche anno prima era uscito e del quale lui importa anche intere frasi trascritte. Però ovviamente è normale che prenda quel lavoro che è fondamentale per di più su Cerveteri, ma da questo indubbiamente lui si distacca per tanti motivi, soprattutto perché sia Rosati che il Canina approdano ovviamente ad un'origine della città, un'origine pelasgica, e quindi il Denisco, per smontare questa teoria, pone al centro della questione la datazione delle mura, che per lui viene abbassata notevolmente, portata, diciamo, all'epoca etrusca, e smontando tutta la congettura che voleva questa cinta muraria alla stregua delle ciclopiche fortificazioni pelasgiche. La carta del Denisco, ritornando a questa, è la migliore, secondo me, che viene redatta e rimarrà anche la migliore. Infatti, mi stupisco che per anni non venga poi neanche citata nelle varie bibliografie. Pochissimi prendono in considerazione il lavoro di Denisco e poi dal dopoguerra in poi nessuno, assolutamente più nessuno. Il Solari ovviamente lo cita nella sua
nella sua quando redige la bibliografia topografica d'Etruria. Neanche la carta del Canina, quella del 1838, ha una così grande quantità di informazioni. Faccio vedere ecco, questo è il Rosati. Faccio vedere questa curiosa appunto pianta delle Terramare, perché lui ovviamente oltre a distruggere, diciamo, in qualche modo la teoria pelasgica, approda anche alla conclusione che i fondatori di Cerveteri in realtà non furono i pelasgici, ma gli abitanti delle Terramare. Collegandosi per di più a una linea di pensiero molto moderna, in voga all'epoca, e che Denisco richiama a sostegno di questa teoria, le più antiche tombe, ovviamente, a incenerazione, la cultura materiale, attraverso questo disegno cerca anche di dimostrare che c'è un rigoroso orientamento delle sedi abitative, e appunto rivela in questo modo tutta la sua profonda formazione napoletana, secondo me, perché sulla parte pelasgica, come ho detto, ricalca l'insegnamento del Cocchia, ma che a sua volta ricalca quello del Pais. Mentre invece, per quanto riguarda l'origine degli Etruschi che vengono dal nord, è una teoria che va bene, sì, era del Pigorini, di Helbig, però Gaetano De Sanctis la fa anche lui, la fa sua, cioè la postula anche lui nella sua storia dei Romani in quegli anni. L'altro lavoro di Denisco, che anch'esso è stato ristampato integralmente in questa nuova edizione, è il volumetto su Pirgi. Diciamo che è meno interessante del precedente, ma comunque ha degli spunti, risulta interessante, soprattutto per chi si occupa di storia dell'archeologia. Secondo me è anche a tratti abbastanza divertente leggerlo. Come si deduce dal titolo, divinità del tempio di Pirgi, nella mitologia e nella storia, si capisce che non è più un saggio topografico questo, ma è un saggio che analizza appunto i miti etruschi, in particolar modo i miti di Cerveteri, e lui cerca di attribuire correttamente quale divinità fosse venerata nel santuario di Pirgi, e però occupandosi di Pirgi si occupa anche di tutti gli altri santuari presenti sul pianoro e conosciuti all'epoca. Lui arriva, Sabino arriva alla conclusione, che poi è la stessa conclusione cui arriva Rosati, che a Pirgi si venerasse la dea Leucotea, protettrice dei marinai. I percorsi per arrivare a questa deduzione sono diversi tra lui e Rosati. Rosati ci arriva perché a citare questa divinità a citare questa divinità è Aristotele, sì, scusatemi, e quindi lo fa come l'autore più vicino, quasi contemporaneo almeno al saccheggio di Dionisio. Mentre invece Sabino Denisco ci arriva attraverso un percorso di esclusione. Lui cerca di attribuire tutti i templi conosciuti su Cerveteri a divinità femminili per lo più, e scartando Giunone, che era quella più papabile secondo lui per andare a Pirgi, e assegnando Giunone al tempio scoperto a Vignaccia pochi anni prima, scoperto per di più da Rosati, mentre invece per Rosati il tempio di Giunone era quello del Manganello. Quindi, insomma, c'è anche una divergenza di opinione su questa cosa, e quindi rimane per lui Leucotea come unica divinità possibile per il tempio di Pirgi. Nel dibattito, anche qui, Rosati comunque si appoggia a solidi, oltre alle fonti, una conoscenza approfondita delle fonti, si appoggia a solidi informazioni anche molto aggiornate, insomma, archeologiche. Il libretto, questo qui di Pirgi,
Sempre grazie al manoscritto, grazie a questa nota che vedete qui soprattutto, capiamo che questo libretto nasce come un approfondimento del lavoro principale su Cerveteri. In nota lui segnala, si allunga un po' nel discorso, una nota che poi viene in parte cancellata e tolta nel testo stampato, si approfondisce un argomento delle iscrizioni provenienti appunto dal Tempio di Vignaccia e appunto e attribuisce queste iscrizioni a Giunone Lucina, che poi questa attribuzione costituirà infatti l'impalcatura interpretativa del saggio su Pirci. Quindi nasce questa opera, secondo me, dopo la tesi. Lui si laurea e il suo professore probabilmente gli fa tagliare la nota e gli consiglia di approfondire questo argomento perché evidentemente lo ritiene molto interessante e degno di un'altra pubblicazione, e tanto più che nella pubblicazione scritta l'opuscolo sul Tempio di Pirgi viene definito un appendice del lavoro su Cerveteri. Quindi tutte e due stampate nel 1909, tutte e due stampate dopo la laurea di Denisco. Niente, concludo. Non so se sono stato nei tempi perché non sono riuscito ad accendere il mio cronometro, sperando che questo lavoro, che la ristampa di questi libretti, di questo sconosciuto, ora non più sconosciuto Sabino Denisco, possa metterlo, possa porlo, dargli il giusto posto appunto nella storia degli studi della città di Cerre, insomma, spero che possa essere anche utile agli studiosi che magari si occupano di storia dell'archeologia, ma tuttora la carta, secondo me, ha dei risvolti molto interessanti. Ecco, questo è il punto.